Ciao a tutti e benvenuti in questo mio primissimo video, nel quale andremo ad analizzare tutti quei miti, quelle leggende e quei fatti storici realmente accaduti che hanno ispirato George Martin nella creazione delle sue cronache del ghiaccio e del fuoco. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con il primo evento storico che ispirò il Trono di Spade. Si tratta di un fatto realmente accaduto, ovvero della Guerra delle Due Rose, che vide scontrarsi nell'Inghilterra del XV secolo la casata dei Lancaster contro la casata degli York. Fu una guerra portata avanti con sotterfugi, inganni, assassini e giochi di potere che somigliano molto a quelli che avvennero anche tra la casata Lannister e la casata Stark, che tra l'altro anche a livello sonoro, puramente di nome, assomigliano molto alle loro controparti reali Lancaster e York. La Guerra delle Due Rose ebbe luogo in Inghilterra dal 1455 fino al 1485 e durante appunto i suoi sviluppi si avvicendarono al potere ben 5 diversi re. La Guerra delle Due Rose viene chiamata in questo modo a causa degli stemmi delle due famiglie che ne erano implicate, ovvero i Lancaster, che avevano come simbolo una rosa rossa, e gli York, che avevano invece una rosa bianca. Ma i Lancaster avevano anche un ulteriore stemma. Si trattava di un leone dorato su campo rosso. Per caso vi ricorda qualcosa? Alcuni dei personaggi della saga del Trono di Spade ci ricordano alcuni personaggi realmente esistiti che presero parte alla Guerra delle Due Rose. Per esempio, Enrico VI di Lancaster era un re affetto da schizofrenia. Infatti si diceva che sentisse delle voci nella sua testa che lo invitavano a compiere azioni violente, crudeli, a torturare e ad uccidere. Ed in questo ci ricorda molto Aerys Targaryen, il re folle, che a sua volta si diceva che sentisse delle voci che gli parlavano e che lo invitavano a far morire bruciati vivi tutti i suoi nemici. E questo è anche il medesimo triste destino che toccò al padre e al fratello di Ned Stark. La moglie di Enrico VI Lancaster, Margherita d'Anjou, a causa appunto dell'infermità mentale del marito, si ritrovò a tenere in mano da sola le redini del regno e lo fece con astuzia, anche con spietatezza talvolta, ricorrendo a giochi di potere, intrighi e inganni. E in questo ci ricorda molto la nostra Cersei. Anche Margherita d'Anjou, inoltre, aveva un figlio, giovane rampollo reale, che spiccava per crudeltà e sadismo. Anche il giovane principe amava infatti torturare e uccidere senza alcuna pietà, e in questo la madre non gli metteva assolutamente freno, in quanto appunto era l'erede al trono e quindi poteva comportarsi come più gli piacesse. E questa cosa ci ricorda moltissimo Cersei, che permette a Joffrey di compiere un po' tutte le crudeltà che gli passano per la mente. La Guerra delle Due Rose, con i suoi intrighi e i suoi giochi di potere, fornì a George Martin il nucleo di partenza da cui poi elaborò tutte le sue avventure delle cronache del ghiaccio e del fuoco. Questa guerra venne combattuta in Inghilterra, e c'è una teoria dei fan che parrebbe anche avvalorarla, in quanto è stato notato che la forma del continente di Westeros sia in effetti molto simile a quella dell'Inghilterra. Guardando la mappa, in effetti queste somiglianze saltano subito all'occhio. Scopriamo che il sud del continente di Westeros somiglia in effetti a un'Irlanda rovesciata, tanto che la zona che in Westeros rappresenta le dita, da cui proviene Petyr Baelish, il nostro dito corto,
è effettivamente uguale alle coste frastagliate dell'Irlanda. Mentre la parte nord di Westeros assomiglia inequivocabilmente all'Inghilterra, dove a nord troviamo anche il Vallo di Adriano. Questo muro, costruito nel secondo secolo per volere dell'imperatore Adriano, proprio per difendere i confini dell'Inghilterra conquistata dai Romani dalle tribù dei Pitti. E anche la barriera, in effetti, non è altro che un muro che venne costruito per separare il mondo civilizzato da quelli che sono i bruti e i popoli ancora selvaggi, oltre che per tenere a debita distanza la terribile minaccia degli estranei. Ma andiamo avanti, immaginando uno stormo di corvi intento a sorvolare una landa congelata. Ci sono forti venti che sferzano tutto quanto, un po' di nevischio che cade qui e lì, ma soprattutto in basso, in queste grandi terre completamente coperte dalla neve, possiamo vedere l'incedere di un esercito di morti, accompagnati da delle figure gigantesche ricoperte di brina. Che cosa vi ricorda tutto questo? Immagino che nella vostra mente sia venuta a formarsi una di quelle scene dove vediamo appunto l'esercito degli estranei, dei White Walkers, che si dirige verso il sud del continente con tutto il suo esercito di caduti, pronti a dar battaglia. In realtà, nel descrivere questa scena, io avevo in mente l'Edda poetica e più precisamente la prima cantica, quella in cui la veggente compie la profezia riguardo il Ragnarok e la fine di tutto quanto. Secondo la tradizione norrena, il Ragnarok, la fine di tutto quanto, la grande battaglia tra gli dèi e i giganti del gelo, avrà inizio con un lunghissimo inverno, chiamato Fimbulvetr, caratterizzato appunto da un grande freddo perenne e dalla mancanza del sole che non si vedrà proprio per interi anni. Questo porterà gli uomini a farsi sempre più crudeli, sempre più ostili e a dare inizio a grandi guerre. Infine, i morti che si trovano nel Helheim, sotto il dominio di Hel, la figlia di Loki e regina dell'oltretomba, che compare nell'iconografia come una fanciulla con il volto per metà umano e per l'altra metà scheletrico e deturpato. Lasceranno le loro dimore nell'oltretomba per invadere il mondo e combattere l'ultima grande battaglia contro gli dèi di Asgard assieme agli Jotnar, i giganti dei ghiacci, queste figure grandi e possenti coperte di brina, che vennero confinate dagli dèi oltre i confini di Midgard, nella gelida Jotunheim, la fredda terra dei giganti, e che da lì, solo nell'ultimo dei giorni, riusciranno ad uscire per invadere il mondo conosciuto assieme appunto all'esercito dei morti. Tutto questo ci ricorda naturalmente il grande inverno di cui si parla da sempre all'interno del Trono di Spade, quello da cui la casata Stark ci mette in guardia da anni con il motto della sua casa, ovvero Winter is coming. L'inverno sta arrivando. Ma parliamo ora di Bran Stark, il ragazzino storpio che oltre la barriera, tra le radici di un grande albero diga, divenne il corvo a tre occhi, questa entità capace di vedere attraverso gli occhi dei corvi e capace di guardare tutto ciò che accade contemporaneamente, sia ciò che è accaduto nel passato. Il nome Bran significa corvo in antico gallese e troviamo infatti una figura che si chiama Bran anche appunto nella tradizione gallese. Questo Bran sarebbe un re del Galles che ha dato la propria sorella in sposa ad un re crudele e piuttosto vendicativo.
questo re d'Irlanda trattava molto male la sorella di Bran, che si chiamava Branwen, che significa corvo bianco. Tanto che la sorella decise di affidare alle ali di un uccello un messaggio che inviò fino nel Galles per il fratello Bran, chiedendogli aiuto e sperando che venisse a salvarla dalle angherie del crudele marito. Bran, che amava molto sua sorella, decise quindi di attraversare il mare e di andare a combattere per recuperarla. Il problema è che nella battaglia che combatté contro il re d'Irlanda e i suoi uomini rimase ferito a una gamba e venne colpito con una lancia che era stata imbevuta in un letale veleno. Bran sapeva che di lì a poco sarebbe morto, quindi chiese ai propri uomini di ucciderlo e di tagliargli la testa, ma di non preoccuparsi perché quest'ultima sarebbe rimasta in vita e avrebbe continuato a parlare e ad emettere oracoli. Questo discorso della testa, in grado, anche se è stata recisa dal corpo, di parlare e di fare profezie, la troviamo anche nella tradizione norrena. Si tratta in questo caso della testa del saggio Mimir, che faceva parte della stirpe degli Aesir, ma che venne mandato in uno scambio di ostaggi che voleva ristabilire la pace tra le due famiglie di dei, tra i Vanir. Il problema fu che questa missione diplomatica fallì miseramente e i Vanir tagliarono la testa di Mimir e la rispedirono al mittente, quindi alle divinità della famiglia opposta. Odino rimase talmente rattristato da questo evento che comunque compì degli incantesimi, imbalsamò la testa in modo da poterla comunque mantenere integra, e questa testa continuerà a parlare e a dargli saggi consigli, tanto che in numerose cantiche norrene noi troviamo Odino che si reca tra le radici di Yggdrasil, l'albero del mondo, proprio per conferire con Mimir e chiedergli consiglio. Metterà poi questa testa all'interno della Mimisbrunnr, la fonte di Mimir, una fonte dispensatrice di grande saggezza. E sarà proprio a questa stessa fonte che Odino sacrificherà un occhio al fine di ottenere la sapienza. In questo rituale Odino diminuisce la propria capacità di guardare nel mondo materiale al fine di ottenere la capacità, il dono, di poter guardare oltre. Allo stesso modo in cui anche Bran, quando si recherà tra le radici del grande albero d'Iga per incontrare il corvo a tre occhi, il corvo a tre occhi appunto gli dirà che Bran sì, ha perso la capacità di camminare, però imparerà a volare. Attraverso gli occhi dei corvi, il giovane Bran potrà vedere tutto ciò che accade e tutto ciò che è accaduto all'interno dei sette regni. E questa cosa ci ricorda ancora una volta la tradizione norrena, in quanto anche Odino aveva due corvi che ogni giorno mandava in volo a sorvolare tutti i nove mondi dell'universo norreno, e alla sera, quando questi corvi poi tornavano da lui, e gli riferivano tutto ciò che avevano visto sorvolando le varie terre. Un parallelismo interessante viene dall'India. Dell'India si sa poco, eppure è una tradizione veramente magnifica e ricchissima. All'interno appunto di questa tradizione troviamo ancora una volta un corvo che è capace di vedere ogni cosa, addirittura di viaggiare indietro nel tempo. Si tratta del corvo Kakabusundi, che in realtà non è nato corvo, ma era un sapiente, un rishi, un uomo dedito alla meditazione, allo studio, alla venerazione degli dei. Questo saggio però da giovane era piuttosto indisciplinato e non obbedì ai voleri del suo maestro, che quindi per penitenza lo tramutò in un corvo.
Tramite però il suo aspetto di uccello, Cacabuzundi poteva spostarsi un po' dove preferiva e anche andare a visitare tutto ciò che gli sembrava particolarmente interessante. In quegli anni era nato Rama, principe di Ayodhya e incarnazione del sommo Vishnu, il dio cosmico, e Cacabuzundi era davvero curioso di vedere che aspetto avesse questo bambino che si diceva fosse un dio. Svolazzò quindi fino ai giardini di Ayodhya, dove vide il piccolo Rama, che allora aveva appena pochissimi anni di vita, e gli si avvicinò curioso. Il piccolo, vedendo questo corvo, decise di giocare con lui, allungò le manine per toccarlo, rise e scaldò il cuore al saggio Cacabuzundi, che però, per quanto dovesse ammettere che il piccolo Rama era effettivamente un bambino bellissimo e dolcissimo, purtroppo gli sembrava, insomma, un bambino abbastanza comune, non gli pareva un dio, e quindi, anche un pochino deluso, decise di volarsene via. Il bambino però voleva ancora giocare con il corvo e quando lo vide allontanarsi si mise a piangere e allungò le manine per afferrarlo. Il corvo volò e volò sempre più in alto, eppure si accorse di qualcosa di straordinario. Le piccole manine del bambino erano sempre a un passo dalla sua coda, nonostante lui ormai fosse nell'alto dei cieli, finché alla fine Rama non riuscì ad afferrarlo e a giocarci. E come possiamo aspettarci da un bambino di 1 o 2 anni di età, prese il corvo e se lo mise in bocca. Quindi Cacabuzundi si ritrovò con la testa all'interno del corpo di Rama e da lì vide qualcosa di straordinario, perché all'interno di quel bambino sbocciavano nuovi universi, vide nebulose, vide il suo mondo in varie età cosmiche. E da quel giorno, da quando poi riuscì a tornare all'esterno, Cacabuzundi ottenne il potere di muoversi a proprio piacimento nel tempo e utilizzò questo dono per rivivere infinite volte i 2 Itihasa, che sono i 2 poemi epici più importanti della mitologia indiana, ovvero il Ramayana e il Mahabharata, che sono veramente dei poemi ricchissimi, con moltissimi personaggi, moltissime trame che si intersecano in modi spesso sorprendenti, e il maestro Cacabuzundi, che nel Ramacharitmanas è il narratore di quest'opera, decise di rivivere svariate volte il Ramayana sempre da un punto di vista diverso, in modo da poterlo raccontare in tutta la sua interezza, senza tralasciare nulla. Come possiamo vedere, il corvo era da sempre legato alla capacità di guardare oltre, sia abbiamo visto nel mondo norreno, nel mondo celtico e anche all'interno del sorprendente mondo indiano. E non c'è dunque da stupirci se le imprese di Bran, che divenne infine il corvo a 3 occhi, riescono a far breccia così tanto nel nostro animo, quasi questa storia facesse parte della nostra tradizione. Per adesso è tutto, ma ho ancora moltissime altre cose da raccontarvi riguardo i miti e le leggende che ispirarono il Trono di Spade. Spero di non avervi annoiato, di avervi raccontato qualcosa di interessante e vi do quindi appuntamento al prossimo video. Grazie mille e a presto!